La Giunta comunitaria ha pensato, di concerto con il responsabile della corruzione, che è il nostro segretario, dottor Carlo Nimbo, di intraprendere questo percorso che sia di valore e di interesse territoriale. Abbiamo pensato di fare degli incontri su delle problematiche molto importanti che interessano tutto il territorio e che soprattutto possano coinvolgere le varie rappresentanze comunali, perché credo che il compito di un ente sovraterritoriale, sovracomunale, sia proprio quello di cercare di fare delle attività che possono unire tutti. Oggi abbiamo questo primo incontro, il nuovo contratto degli appalti, il nuovo codice dei contratti pubblici, con la presenza del professor Armenante, che ringrazio, che è venuto proprio per darci delle indicazioni, soprattutto per chiarire quei tanti dubbi che possono avere tecnici in particolare, perché sono loro che curano la gestione, onde evitare che poi si possano avere delle problematiche nell'indirizzo soprattutto dei fondi del PNRR, nel capire quale, al di là delle quali sono le modalità di investimento, anche quali sono le procedure che si debbono attuare per investire questi soldi. C'è grandissima soddisfazione perché c'è una grande partecipazione di tecnici, quindi si vede che l'argomento è molto sentito e c'è l'interesse del territorio, della gestione e della politica di cercare di affrontare questa problematica, che non solo del nostro territorio, ma diciamo è nazionale, e di ottenere quelli che sono i risultati e gli obiettivi che ognuno di noi si è prefissato. Noi crediamo di aver fatto un ottimo servizio e da tempo che noi come comunità montana siamo indirizzati il nostro lavoro per cercare di creare coesione e unione nel territorio, di affrontare tutte le problematiche cercando di raggiungere i medesimi obiettivi, i medesimi risultati, perché credo che solo attraverso un'azione sinergica, un'azione unita, si può andare lontano. Oggi è il primo argomento, ce ne saranno altri nel corso del tempo, sicuramente si sarà fatto un servizio alla collettività, l'incontro è uno scambio di idee, non è il classico convegno in cui c'è un docente ed un alunno, ci si scambierà le idee, quelle che sono i dubbi, i tecnici li potranno porre al professore Armenante, che sicuramente con la sua esperienza, che già si sta occupando da tempo di questo argomento, sicuramente potrà dissipare e noi saremo orgogliosi di aver raggiunto quello che è l'obiettivo prefissato.